Minecraft, ma la sensibilità è al massimo. Iniziamo. Finirà malissimo. Cioè, già che il massimo si chiama Hyperspeed, madò, c'ho già paura. Proviamo a fare un movimento. Dai! Oddio, non ci capisco niente. Oddio, non ci capisco niente. Madò, guarda, faccio un mini movimento. Niente. Niente. Devo avere la mano più ferma di un medico quando opera. Dai. Allora, tra l'altro, se questo video raggiunge tot mi piace, fate voi, scegliete voi. Giochiamo a Minecraft, sempre survival, fin quando non moriamo o esplodiamo per un creeper, perché tanto sì, esploderemo per un creeper. Giochiamo a Minecraft appunto con la sensibilità al minimo, quella proprio dei peggio scrausi che tipo tu ti muovi e non si gira neanche dopo 10 minuti. Sarà impossibile, però ci proveremo. Ora prendo il classico Madò. Prendo il classico legno e niente, finirà malissimo. Cioè, ho piazzato un blocco che non volevo piazzare per quanto è veloce, madò. Come sempre, il nostro obiettivo è sempre quello: uno, non farci venire da vomitare. Perché chiaramente, dopo una certa, se continuo così, finirà malissimo. Va bene, ok. E dicevo, il nostro obiettivo è quello di sopravvivere il più possibile. Ce la faremo o non ce la faremo? Non lo so. Più che altro perché siamo spawnati in un bioma che fa non vomitare. Di più, non ci sono animali, pietra scarseggia, ci sono le volpi che non servono a niente. Ma hey, a noi non ci interessa delle volpi. Ci interessa di questa cobblestone. Grazie. Quindi ne prendo un pochino, ci facciamo il picconcino. Stone Age, bitches. Cioè, voglio proprio vedere quanto resisto con questa velocità e soprattutto quanto resisterò con la velocità al minimo. Ce la faremo o non ce la faremo? Secondo voi qual è meglio? Secondo me quella al minimo è tipo una lentezza, cioè ti viene un latte alle ginocchia, che mamma mia, cioè quanto latte da sfamare una. Cosa sto dicendo? Comunque, abbiamo preso il tutto. Madonna, non ci capisco niente. Abbiamo preso il tutto, ci facciamo pure il piccardo di. Sì, lo chiameremo piccardo. Qualcosa in contrario con la parola piccardo? No, perché io lo chiamerò per sempre il piccardo, che fa più cattivo. Ora, se dovessimo per sbaglio trovare qualche animale, lo scuoiamo malamente. Se troviamo. Ah, a parte il cagnolino, se invece. Ah, a parte anche questo cagnolino, se invece troviamo una caverna, ci entriamo di una prepotenza e di un 360, madò, i 360. Cioè, vado. Oddio, posso andare avanti a 360? What the? Tipo ogni passo un 360. What the? Ogni pa. Un 360. Ok? Cioè, davvero non c'è né una caverna né un animale? Madò, io alla prima notte esplodo. Cioè, non è che muoio, esplodo proprio. Facciamoci pure l'ascia, va là. Che lascia fare non fa mai male. Sta battuta la abuso un po' troppo. Ascia, lascia fare. Fa sempre schifo, né? Cioè non è mai piaciuta a nessuno. Non so perché la dico ogni volta. Comunque, altro alberello per noi. Tech. Ok, alright. Come direbbe Sean Connery, ma non era Sean Connery. E niente, io mi faccio un giro sperando di trovare qualcosina, ma la vedo dura. Un giro molto veloce. Un giro veloce, attenzione, incredibile. Futuassi. Wow. Wow. Oh, cos'è che mi sta picchiando? Cioè, mi stavano picchiando delle. Cosa sono delle berries? Ma che cacchio, ma si possono mangiare? Mi facci vedere se si possono. Si possono mangiare! Non le ho mai mangiate, non le ho mai prese, ma. Ok, va bene, abbiamo del cibo. Signori, abbiamo del cibo! Madò, quanto difficile raccogliere questa sensibilità! Non ce la posso fare! Ok, allora, io comunque vi avrò fatto di sicuro il taglio. Sto girando da una cosa come almeno 3-4 minuti. Ma non ho trovato una beata. Minchia. Quindi mi faccio un altro giretto sperando di cambiare bioma, sperando che queste bacche mi diano abbastanza cibo, anche se mi dà, oddio, una cosciotta, che schifo! Cioè, faccio prima mangiare la terra che mi dà più cibo, più o meno. Una grotta, una grotta! Allora, piccolo aggiornamento, ho trovato una grotta, ho trovato pure del carbone, così lo farma, e del ferro, perfetto, stavo per dire, mi servirebbe del ferro, perché con questa sensibilità voglio farmi una spadina di ferro, e l'abbiamo trovato. Quindi me ne prendo un pochito pochito, cioè sono proprio curioso di vedere, altro carbone, quanto arrivo lontano con questa sensibilità, cioè perché finché devi scavare, fare le cose, ok, ma se arriva un mob, tipo tu devi fare sto, cioè, proprio fuori di testa. Quindi ci prendiamo altro carbozzo che non fa mai male. Quasi quasi mi metterei a cucinare. Ah, non c'ho il cibo. Bene. Dicevo, quasi quasi mi metterei a cucinare il ferro. Anche perché prima mi devo fare una crafting. Thank you. Così almeno mi posso fare una bella spadina. E nel mentre si cuoce il tutto, mi mangio le sweet berries. Oh my gosh, sweet berries. My god. No, dai, finisce qua la caverna. Ma che cazzo. Vabbè.
Niente, che sfiga. Cioè, dai, davvero è finita? È morta? Signori, è morta? Oh mio Dio. Sì, mi sa che è morta. Ferro. Madò, quanto è difficile piazzare le cose. C'è una notizia buona e che cacchio lancio gli sticchettini. E una notizia cattiva. La notizia buona è che abbiamo un botto di ferro. La notizia cattiva è che non abbiamo manco un pezzettino di cibo. Siamo fottuti. Perciò devo inventarmi qualcosa del tipo farmi una spada e ok. Siamo messi molto bene a livello di risorse ferrose, ma molto male a livello di cibo, perché 17 bacche non ci bastano mai nella vita, dato che non danno niente di cibo. Ah! ho perso la bussola, ok, in tutti i sensi. Quindi io direi di tornarmi intanto un attimino indietro, che in realtà sembra stia per iniziare una serie survival, ma è tipo un video a sé. Cioè, ho trovato il ferro a caso, non so perché lo sto prendendo, dovevo solo provare la sensibilità. Non voglio trovare i creeper. Dai, l'ho detto. Vai via. No, è difficile. Con sta sensibilità è difficilissimo. Dai, io lo sapevo che finiva in tragedia. Ma nessuno che mi crede. Ma no, Master, non finisce in tragedia. Mica trovi i creeper che ti ammazzano, Master. Cosa vuoi che succeda in una caverna piena di mostre buio? Niente, Master. Dannazione. Vabbè, torniamo ad esplorare di qua. Ma prima, assolutamente, proprio è doveroso fare delle torce. L'uscita. Ok, ho trovato un'uscita. Sì, che beh. No, la notte. Dai, ho trovato un'uscita, ma ho trovato anche la notte. Non ci vedo niente. E perché cioè, comunque vi giuro, provate a giocare con sta sensibilità. Muovete il mouse un secondo. Esplode. Altra caverna per noi. Speriamo di trovarci qualcosa di bello. Oddio, tra l'altro sapete cosa? Stavo pensando che se sto giro, sto video, più che sto giro, che se in sto video non muoio, magari questo mondo me lo tengo, così ci facciamo nel prossimo episodio la sensibilità bassissima. Così almeno non vado a crearne un altro. Ci abbiamo già questo mondo, siamo tutti belli contenti. E che fai? Te ne privi del mondo già fatto tutte cose. Uè, voglio mondo tutte cose. Io non me ne priverei. Nel dubbio non mi priverei neanche di questo ferro. Madò quanto. Madò, un mega giacimento di ferro. C'è nessuno e niente. Cosa ci fai gli zombie? Cosa fa? No, cosa vuoi fare? Oh, sei un pazzo. Ti ammazzo in 360. Intro, satta, zombie slay. No, c'ho delle bacche in mano. Anche te lo uccidiamo in 360? Lo uccidiamo in... No, dove sei? Dove andà? Scappa, non so dove. Ok. Ok, un altro zombie è morto. Dunque, le bacche... comunque, ci credete che non ho ancora... Cioè, sì, ci credete in realtà, perché sto registrando un video. Che non ho ancora... Sotto. No, se ci colpisce è la fine, ve lo dico tranquillamente. Se ci colpisce è la fine. No, ti prego, non voglio morire. Non nel primo episodio, puntata, tutto quello che vuoi. Mezzo cuore. Scappa. Allora, cioè scappa circa, perché metti che prendo danno alla caduta. Dai, curati. Al cibo al massimo, perché non ti curi? No, se prendevo danno da caduta. Che parolacce. C'è. No, c'è uno niente. Cosa pensavi di fare? Stupido sexy scheletro. Ma non ci penso neanche proprio niente. Ma che cazzo? C'è uno. Ma ci ha uccisi lo scheletro! Dai! No, non lo accetto. Ma si è spawnati anche di notte senza torce? Piccolo rage quit. Dai! Mi sta esplodendo il mouse dalla sensibilità. No, allora, facciamo così. Siamo morti. Questo mondo verrà abbandonato per sempre. Non ci vedo niente. E sto correndo contro un muro. E allora, io direi che per questo episodio Mega Sense possa essere tutto. Però vi voglio, prima di abbandonarvi incredibilmente e lasciarvi andare a... Cosa sto dicendo? Voglio farvi vedere come sarebbe... Hyper Speed! Come sarebbe con la sensibilità Yawn. Ovvero, schifo totale. Cioè, Yawn è tipo... Il gioco ti dice, sul serio? Sono serio. Davvero. No, non si muove. Madò, non si muove il mouse. Signori, nel prossimo video andremo a fare con la sensibilità Yawn. Ma per adesso rimettiamola a 100. Vi giuro, giocate con quella al massimo, poi giocate con la 100. Vi sembra poco. Quindi, salvo, quit, abbandono tutto. Stacca, ci stanno intracciando. Vi ringrazio per la visione. Vi ringrazio anche per avermi suggerito questo tipo di video. Come sempre, suggeritemi altre cose assurde da fare nei commenti. Le andrò a seguire tutte, o meglio, le andrò a fare tutte.
E ringrazio video.re, domani al solito ora, ovvero l'1.45, con un nuovo video. Ciao, stavo pensando alle 2 e un quarto, però boh, non lo so. Ciao!